fortunatamente anche quest'anno abbiamo potuto riprogrammare la nostra festa con l'aiuto del Comune di Fano e con l'aiuto della Regione Marche. E abbiamo in programma la festa che partirà fra pochissimo, dal giorno 13 al giorno 16 giugno, nel parco di Via Monfalcone a Centinarola. Tantissime iniziative per rendere queste giornate ricche e per tutti. Noi ci impegniamo sia per la parte culinaria, quindi proprio per far sì che questa trippa dei fagioli sia proprio un attrattivo per tantissime persone. In più ci impegniamo anche a livello sociale e quindi abbiamo la collaborazione di tantissime associazioni che vengono gratuitamente e offrono dei servizi, quindi abbiamo dei servizi per i bambini, dei servizi per gli sportivi, dei servizi per i più giovani, e quindi è una festa per tutti. Giovanna, anche quest'anno il ricavato della festa sarà devoluto per uno scopo, un obiettivo specifico. Quest'anno cosa avete scelto? L'obiettivo di quest'anno sarà quello di avere delle economie per poter sistemare il parco. Abbiamo proprio la necessità di sistemarlo perché non è accessibile e quindi rimane difficoltoso proprio anche l'accesso sia per le persone disabili o comunque per i genitori con le carrozzine o i passeggini. Quindi il primo obiettivo è quello, poi logicamente più economie avremo, più riusciremo a sistemare cose nel quartiere. Giovanna, la riuscita di queste feste, di queste manifestazioni è la forza motrice, il volontariato. Quanto è importante anche per voi? L'associazione si basa principalmente sul volontariato. Noi lavoriamo da mesi per creare questa manifestazione. È un evento molto complicato perché comunque abbiamo tantissimi appuntamenti, sono 4 giornate di veramente tantissimi appuntamenti, tantissime cose da fare. Quindi noi ci impegniamo, chiediamo sempre l'aiuto a tantissimi volontari che vengono e si offrono proprio per questa festa.